Andrea Paltrinieri, professore Università Cattolica di Milano, buon pomeriggio e grazie mille per la disponibilità. Buon pomeriggio a lei, Alexandra, a tutti i telespettatori. Dunque, abbiamo visto i dati, tra poco ci torneremo anche graficamente. Io volevo innanzitutto un commento per quanto riguarda le parole di Vladimir Putin. Lui ha detto, ripeto, crisi attuale frutto degli errori di strategia dell'Europa. Una affermazione esagerata o meno? Allora, direi che Putin è intervenuto con affermazioni abbastanza dure in una giornata molto particolare per quello che riguarda i diversi contratti di natural gas a livello globale. Infatti questa mattina abbiamo toccato una serie di massimi storici sia nel contratto TTF europeo, quindi nel benchmark olandese, in cui abbiamo avuto rialzi fino a 150 euro e quindi uno swing di circa 50 euro in un'unica giornata. Abbiamo avuto un record storico persino nel benchmark NPD inglese con rialzi del 20% e abbiamo avuto un altro record storico persino nel benchmark JKM, che è il benchmark asiatico. Quindi una giornata veramente interessata da rialzi incredibili che hanno poi impattato anche sul forse principale benchmark mondiale, cioè l'Henry Hub della Louisiana a livello statunitense, che ha addirittura toccato i 6,30 dollari nella sessione overnight prima di ritracciare. Quindi io credo che l'intervento di Putin sia stato veramente un intervento anche per calmare i mercati. Penso che Putin abbia detto qualcosa di veritiero, cioè coerente con ciò che è stato fatto in Europa, non con estrema lungimiranza a mio modo di vedere, sia per ciò che riguarda i contratti, ma soprattutto per ciò che riguarda la transizione ecologica. L'abbiamo già definito nelle puntate precedenti. Ecco, poi ha anche detto che interverrà lui in modo esplicito, lui assieme a Gazprom ovviamente, per stabilizzare il mercato globale, e io credo che questo insomma sia un pochino... come dire, abbia voluto dire qualcosa di più rispetto a ciò che può permettersi lui stesso. Ecco, quindi da questo punto di vista io penso che Putin abbia calmato i mercati, ma la situazione europea rimane così, ovvero il TTF è comunque a livelli stratosferici. Dopo l'intervento di Putin c'è stato un piccolo rally back da parte del TTF. E adesso abbiamo avuto una situazione anche particolare durante il weekend, perché cos'è successo? C'è stato un ciclone che ha impattato il Medio Oriente e quindi ha impattato qualche trasferimento di liquefied natural gas nel Qatar e quindi ha acuito la situazione di distress dal punto di vista del gas naturale mondiale. E quindi la situazione soprattutto a livello europeo rimane critica, nonostante la bilancia domanda-offerta negli Stati Uniti sia un pochino meglio rispetto al passato. E inoltre le previsioni di medio termine nel contesto europeo sono un pochino più fresche rispetto al periodo precedente, quindi nel periodo 6-10 giorni, nel periodo 11-15 giorni avremo più freddo rispetto alla media nel centro Europa e anche nel sud Europa, e come sapete questo adesso nel periodo di ottobre comporta un aumentare dell'uso di riscaldamento e quindi di quelli che tecnicamente vengono chiamati heating degrees, e di conseguenza i consumi tendono ad aumentare e questo potrebbe esacerbare le fluttuazioni che abbiamo visto nella settimana precedente. Assolutamente sì, e dunque siamo proprio di fronte all'inverno. Quali sono appunto le prospettive e gli scenari più probabili sempre per quanto riguarda il natural gas, e poi naturalmente come dire, giustificato questo approccio nei confronti della Russia, nel senso che sono sempre the bad guy, nel senso Putin in questo caso è sempre quello nel senso cattivo, poi effettivamente sono state scelte dell'Unione Europea in questo caso fortemente, che dipende tanto proprio dalla Russia per quanto concerne le importazioni di gas naturale. Esatto, io da questo punto, Alexandra, dividerei lo scenario in due grandi, nelle due grandi aree geografiche, quindi Europa e Stati Uniti. È vero che sono interrelati, però insomma le condizioni sono diverse. In Europa partiamo da tre paesi che sono messi male dal punto di vista delle scorte, essenzialmente sono l'Austria, sono la Germania e sono l'Olanda, e in più vogliamo aggiungerci anche l'Inghilterra. E questo è davvero legato alla situazione anche di Gazprom e delle forniture che la Russia riuscirà a fornire. Da questo punto di vista i dati che noi abbiamo in Europa e che riusciamo ad analizzare in Europa sono molto meno trasparenti rispetto ai dati che noi riusciamo ad analizzare negli Stati Uniti grazie all'Energy Information Administration.
E quindi un pochino di perplessità rimane perplessità sia con riferimento al fatto che Gazprom riesca effettivamente a fornire gas all'Europa e quindi ad alimentare il profilo di storage che è basso in questi tre paesi, ma rimane perplessità sul fatto che effettivamente Gazprom possa avere il gas e anche sul fatto che voglia effettivamente darcelo. Quindi queste sono le tre motivazioni che sono sottostanti a questa enorme volatilità che ha impattato il TTF in questi ultimi giorni. Oggi è stato uno dei giorni più volatili nel corso della storia del gas europeo. Ecco, poi ovviamente sono importanti le temperature, perché abbiamo visto una reazione incredibile dal punto di vista dei prezzi, non sullo spot ma anche future con riferimento alle temperature, e certamente è importante questa famosa NS2, quindi la Nord Stream 2 Pipeline, di cui oggi si sono susseguiti una serie di rumors, e appunto dalle fonti russe pare che la pipeline possa, diciamo, trasferire gas già nel corso delle prossime settimane, e di conseguenza la Russia possa riuscire a fornire gas anche già nel prossimo mese e addirittura toccare i picchi di rifornimento di gas accaduti in passato, e quindi aumentare veramente l'offerta nei confronti dell'Europa. Ma poi Merkel ha un pochino sborzato gli animi dicendo che sì, la pipeline è in uso, ma probabilmente ci vuole un pochino di tempo. Quindi la situazione qua è abbastanza complessa e un pochino oscura, direi. Per quello che riguarda gli Stati Uniti invece abbiamo una situazione un pochino differente. L'Henry Hub della Louisiana in questo periodo è molto correlato con gli altri benchmark a livello globale, e infatti io credo che il natural gas americano stia diventando sempre più globale, e certamente dovuto anche alle esportazioni di liquefied natural gas che a parte oggi che si sono ridotte sotto i 9 BCF, ecco, in media in quest'ultimo periodo hanno toccato gli 11 BCF giornalieri, e di conseguenza a livello mondiale serve il natural gas americano. Però ecco, la specificità del natural gas Henry Hub della Louisiana deve essere tenuta in considerazione, quindi ci sono le scorte di domani, io prevedo 115 BCF, quindi un injection in triple digit, che è molto, diciamo, noi la definiamo loose, quindi non è una injection molto robusta, e quindi probabilmente ci sarà molto gas messo per terra domani. La situazione per settimana prossima dovrebbe un pochino essere più tight, e di conseguenza abbiamo avuto una maggiore domanda soprattutto dal punto di vista dei power burns, quindi dalle bruciature elettriche, perché non c'è vento in questo periodo negli Stati Uniti, e di conseguenza avendo queste componenti di domanda comunque robuste, quindi power burns comunque robusti, quindi liquefied natural gas comunque robusto, con un'offerta che in linea di massima è stabile, rimaniamo sempre 6-7 BCF di offerta al di sotto dei massimi giornalieri, ecco, entriamo in una situazione invernale comunque in cui le diverse componenti di domanda e di offerta non sono così accomodanti come erano negli anni passati. Però c'è il meteo, e se noi guardiamo le mappe meteo per i prossimi 15 giorni, soprattutto guardando i principali modelli meteo, tra cui l'European Ensemble è il principale, visto che oggi parliamo di natural gas, ecco, la situazione meteorologica negli Stati Uniti prevede veramente temperature di molto superiori alla media nella parte est degli Stati Uniti, quindi nell'area di New York, Chicago e del Texas, essendo una situazione che prevede appunto determinate teleconnection in cui abbiamo un Alaska particolarmente fredda, in cui abbiamo un ovest degli Stati Uniti particolarmente freddo, quindi con la Pacific North American Oscillation che è come dire negativa, e questo comporta un afflusso di aria un pochino più calda nell'est degli Stati Uniti, e questo sarà sempre più importante nel momento in cui andremo verso fine ottobre, inizio novembre, perché ovviamente meno usi di riscaldamento e quindi più iniezioni di gas oppure meno ritiri di gas nel periodo invernale. Quindi veramente attenzione al meteo, perché renderà ancora più volatile l'Henry Hub in un periodo in cui già di per sé è molto volatile. Allora, intanto volevo anche agganciarmi alle dichiarazioni della Ursula von der Leyen, perché anche lei si è, come dire, pronunciata per quanto concerne la crisi energetica a cui stiamo assistendo, sempre a livello di prezzi. L'impennata dei prezzi dell'energia è un problema serio, i prezzi del gas sono alle stelle e Bruxelles intende presentare la prossima settimana una comunicazione nella quale esamineremo l'intera struttura dei prezzi dell'energia. A dirlo è proprio la presidente
presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen al suo arrivo al castello di Brodo, in non so se questa è pronuncia corretta, in Slovenia, per la seconda giornata di lavori del summit tra i leader UE e gli omologhi dei Balcani occidentali. Per noi è molto chiaro che nel lungo periodo sarà importante investire nelle rinnovabili, che ci danno prezzi stabili e più indipendenza. Questo è quanto ha aggiunto la von der Leyen, spiegando che la proposta UE sarà discussa a tempo debito al vertice dei leader dei 27, il 21 e 22 ottobre a Bruxelles. Di che tipo di intervento si tratta, a suo avviso, giusto per capirci di che cosa stanno parlando? Sì, Alexandra, siamo nel problema che noi abbiamo discusso precedentemente, anche nelle puntate precedenti, diciamo. È ovvio che von der Leyen vuole investire nelle rinnovabili, no? E qui ci siamo. E quindi, diciamo, coerentemente con il Green Deal, supportato persino dalle politiche di Banca Centrale Europea, quindi di Christine Lagarde, con riferimento ai Green Bond, e anche con riferimento all'agenda Biden, se consideriamo a livello globale, e a livello italiano anche con il PNRR. Io capisco che ci sia la transizione ecologica, deve essere fatta, perché il surriscaldamento globale è una forte problematica. Qual è il problema rilevante? È che se noi abbiamo una settimana come questa, in cui non c'è vento, in cui il sole è coperto dalle nuvole, cioè qui si parla di energie rinnovabili, è chiaro che poi ci dobbiamo avvalere di altre fonti energetiche. Quali sono le altre fonti energetiche? Sono il gas naturale, e ne vediamo i consumi, sono il petrolio, prima lei ha citato le scorte dell'EIA, quindi per fortuna questa volta, diciamo, dal punto di vista delle scorte siamo andati bene, dal punto di vista dei prezzi un pochino meno bene. Ecco, però servono queste materie prime, visto che ormai il carbone non si può più utilizzare, essendo una materia prima, perdonatemi il termine, sporca. E di conseguenza io capisco gli investimenti nella transizione ecologica, però se questi sono fatti in modo troppo diciamo veloce, e poi corriamo questo rischio, cioè corriamo di alimentare questa crisi energetica che già è in atto. Arriva una settimana di basso vento, noi non possiamo produrre energia eolica e di conseguenza dobbiamo solo utilizzare gas, perché il carbone non si può utilizzare. Quindi allora è giusto che von der Leyen riunisca la Commissione europea e magari, come ha detto oggi il primo ministro Draghi, si possa accentrare l'acquisto di gas anche a livello europeo e ci possa essere un unico punto di acquisto. Però attenzione ai consumi, perché è ovvio che se le energie rinnovabili impiegano tempo per poter essere applicate e sono comunque dipendenti dal meteo, ecco, poi le energie di riserva sono esattamente il gas naturale, che per il momento per fortuna è ancora ritenuto pulito, ma come abbiamo detto potrebbe anche non essere pulito nel territorio statunitense, e poi si è dipendenti, se non è sufficiente il gas naturale, persino dalle esportazioni che possono arrivare dagli Stati Uniti. Ma noi sappiamo bene che le esportazioni dagli Stati Uniti possono anche essere stoppate, no? In periodi in cui eventualmente al di là dell'oceano ci possa essere un inverno rigido. Quindi davvero attenzione a questo contesto, perché se si fanno passi troppo veloci, poi davvero, come abbiamo detto nelle puntate precedenti, si deve pregare per un inverno meno rigido. Allora, ecco, ultimissima osservazione, naturalmente sempre per quanto riguarda le pressioni inflazionistiche che possa causare questo fenomeno dei prezzi alti, quanto bisogna preoccuparci sotto questo punto di vista? Perché è ovvio che se il prezzo dell'energia continua ad aumentare, per quanto fa parte del paniere un po' variabile di tutte le banche centrali che noi prendiamo spesso in considerazione, la BCE, la Fed e così via, dunque quanto preoccupa questa situazione a livello di pressioni inflazionistiche a rialzo? Ovviamente questo ha un grandissimo impatto, soprattutto nei termini statunitensi, in cui sappiamo bene che la componente core, per esempio del Consumer Prices Index, ma anche del PPI, del Purchase Prices Index, è chiaramente rilevante. Quindi se noi abbiamo gas naturali a livello globale che sono ai massimi storici, e poi abbiamo addirittura il petrolio, abbiamo visto il Brent che è stabilmente superiore agli 80 dollari al barile, con il WTI che sta seguendo la stessa rotta, è chiaro che una componente dell'inflazione core non tenderà mai a diminuire, e di conseguenza questi saranno elementi inflazionistici che tenderanno a durare nel tempo anche quando svanirà l'effetto base. Ed effettivamente alcuni membri della Banca Centrale Europea adesso stanno puntando sullo svanire dell'effetto base rispetto all'anno scorso, e io sono d'accordo su questo. Però se i prezzi delle materie prime energetiche rimangono alte, se comunque ci sono questi shock di offerta
che riguardano le altre materie prime, i semilavorati, come ad esempio i semiconduttori, che continuano a permanere per una serie di fattori che abbiamo già analizzato in passato, è chiaro che se anche i consumi tendono un attimino a diminuire, come si può notare in questi ultimi dati, anche se aspettiamo per esempio nel territorio americano a vedere cosa succede con i non farm payrolls, visto che oggi l'ADP è stata particolarmente robusta, diciamo che dal lato dell'offerta la situazione non si risolve. Se a poco i consumi tendono a riprendersi anche dal mercato del lavoro statunitense, i salari tendono a rialzarsi, ecco, questo potrebbe essere un mix esplosivo e quindi non si parlerà più di transitorietà, ma del periodo della transitorietà, come abbiamo detto più volte, e ovviamente questi effetti tenderanno ad essere più duraturi rispetto alla transitorietà che è ipotizzata da tutte le banche centrali. Ottimo, quindi comunque diventano sempre di più un problema anche a livello di pressioni inflazionistiche per il momento descritte transitorie, però questo lo vedremo. Grazie mille Andrea Paltrinieri, professore Università Cattolica, grazie per essere stato con noi in particolar modo in questa giornata estremamente calda sui mercati, in particolar modo delle materie prime e settore oil and gas. Alla prossima occasione. Grazie mille Alexandra, un buon pomeriggio a lei e a tutti i telespettatori.